messaggio di unità. Ci sono segretari di circolo molto giovani che sono qui con me questa mattina. Non guardiamo sicuramente alle posizioni, ma guardiamo a come si possa lavorare insieme, perché i giovani sono più avanti, e sicuramente sono fiducioso che partendo da questa generazione nuova di dirigenti che sono usciti dal congresso si possa veramente fare un ragionamento diverso e costruire un partito che si radichi in modo positivo nel territorio. Ecco, sulla questione dei tesseramenti gonfiati da Agrigento, qual è la sua opinione? La mia opinione è che comunque, obiettivamente, ci sono delle difficoltà nella partecipazione, nelle forme democratiche che ci siamo dati. È chiaro che se si vuole imputare al sottoscritto il tutto, non credo che sia né onesto né corretto. Ci sono state delle difficoltà in entrambi i campi, se vogliamo chiamarli in questo modo. Credo che è una cosa che dobbiamo valutare insieme. E anche il risultato, mi si consenta, di anni nelle quali le regole non sempre sono state rispettate. Da oggi in poi io credo che tutti insieme dobbiamo avere, come dire, rispetto delle regole e capire come intervenire per correggere eventuali errori. Ecco, altro dato significativo è quello inerente all'elezione dei segretari di circolo. Sì, devi fare un po' di giri quella l'altra, così la fanno sul ruolo. Per anni ci siamo detti che questo PD era chiuso, questo PD non allargava e tutto il resto. Adesso questo congresso ha dato la possibilità a persone che provengono da esperienze diverse di unirsi a noi. Intanto la vicenda Vitello, io ho avuto modo già di chiarirla, parliamo di un ragazzo, un ottimo ragazzo francescano che vive proprio un'esperienza di vita sua personale, di un percorso assolutamente condivisibile. E se poi vogliamo alimentare queste polemiche, non so a che scopo, sinceramente io sono più avanti, nel senso che a me interessa adesso che ognuno, tutti gli aderenti al PD si riconoscono in quelli che sono i nostri valori, si riconoscono nel nostro statuto e quindi rispettino quello che è l'identità di questo partito. Sono cristiano.